Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Oggi sono qui con un video diverso, un video dove parlerò delle problematiche di un gioco, in questo caso Call of Duty Ghost. Ha delle problematiche veramente serie che sono, diciamo, risultate evidenti già dai primi mesi. Queste problematiche, ragazzi, ovviamente, prima di mettere in mezzo le Infinity, io direi di mettere in mezzo i giocatori. Ovviamente, ragazzi, questi problemi sono derivati principalmente dai giocatori che giocano in maniera scorretta. Come possiamo vedere, ovviamente, è pieno di camper, è pieno di newboni, che sono una cosa assurda. Non è possibile giocare in modo continuo su Call of Duty per evitare la blasfemia o comunque sia la rottura di joystick, spezzarli in due pezzi o rompere le cuffie o rompere qualsiasi cosa che è intorno a voi, perché veramente vi portano a questo i camper, all'esagerazione. Tutti contro tutti non ne parliamo. E quindi, ragazzi, vorrei parlare subito di queste problematiche. Io ne, diciamo che ne analizzerò 3 o 4, adesso vediamo. E partiamo subito. La prima problematica, ragazzi, sono le mappe troppo grandi, a mio parere. Le mappe troppo grandi, ovviamente, possono celare angoli nascosti, angoli infidi, angoli bui, dove i camper si possono nascondere. Ragazzi, è pieno di mappe così, ovviamente. Possiamo parlarne di... Io, ad esempio, mi viene in mente Freight, ragazzi, che è una cosa assurda. L'unica mappa che forse non camperano molto, ragazzi, è Strike Zone. Molto semplice, infatti molto veloce, perché basta muoversi, saltare, fare jump shot e uccidete tutti. Quindi, ragazzi, possiamo trovare molti camper, molti camper da ogni parte, possibilità, quindi viene a crearsi una possibilità di un gioco scorretto nei confronti nostri che magari giochiamo in maniera corretta. Questo viene intensificato ulteriormente dalle armi ultra forti che sono presenti nel gioco di Call of Duty Ghost. Ovviamente io parlo di armi molto forti, che sono ad esempio l'MTR, l'Honey Badger, l'AK-12, il Remington, il, non lo so, il Maverick. Sono veramente armi overpower che ovviamente se vengono date a un camper, l'unico modo per poterle ammazzare sarebbe di accoltellarli in tempo, se li vedete, ovviamente. Poi, ragazzi, un altro problema che volevo, diciamo, analizzare è proprio il fatto che noi, ad esempio io, gioco molto senza, cioè gioco senza secondaria e senza granate. Perché? Perché ovviamente ogni volta che voi togliete uno slot per la secondaria e per le granate, aumentate gli slot di abilità. Quindi io posso mettere più abilità, come possono essere predatore, concentrazione, sciacallo, e togliere magari granate che magari non mi servono a niente. La seconda cosa, ragazzi, lo spawn. La seconda cosa è veramente importante, perché ci dobbiamo soffermare su questo punto, ed è proprio questo spawn che è fatto a merda. Potevo capire uno spawn del genere su tutti contro tutti o su a gioco delle armi, ma non posso capire uno spawn del genere su frenesia, su blitz, su dominio e su deathmatch a squadre, giochi di squadra. Come cazzo si fa a far spawnare un avversario dietro un giocatore, dietro un altro giocatore, dicendo che non è un compagno, ovviamente, e magari c'è tutta la squadra davanti? Cioè, fa una strage, magari è veramente una cosa oscena dal punto di vista, cioè dal punto di vista dell'avversario che fa tutte queste kill, è una cosa fantastica. Ma mettetelo mettetevi nei panni di quelli che muoiono. Cioè, è veramente una cosa brutta, perché se siete in serie e morite per questo, veramente vi girano i coglioni e vi ho detto scendete di tutti i santi che ci sono su nel cielo. Io veramente, ragazzi, spero che questo problema venga messo prima possibile a posto, venga patchato il prima possibile, perché io mi ricordo gli spawn di Black Ops 2 ed erano veramente fatti benissimo. Gli spawn di Black Ops 2, di MV3, di qualsiasi gioco prima di Ghost erano fatti di un bene. Questa volta su Ghost sono fatti veramente a merda. Terza cosa, ragazzi, questo è un punto molto veloce, molto, sì, cioè non c'entra molto, cioè anzi c'entra però non è molto importante, è che c'è meno multiplayer e più estinzione, nel senso che è stato dato più spazio a estinzione per poter colmare il gap che c'era con la Treyarch. La Treyarch ovviamente aveva messo la modalità zombie, che era stata una modalità cazzuta, apprezzata tantissimo dai giocatori, cosa che invece la Infinity non aveva. Io sinceramente apprezzavo molto il multiplayer dell'Infinity. Mi è dispiaciuto infatti vedere nel multiplayer di quest'anno un vero tonfo dell'acqua, perché è stato rovinato totalmente da quello che era MV1 e da quello che era MV2. Infatti è stato dato più spazio a estinzione. Secondo me è stato tralasciato troppo il multiplayer da questo punto di vista, perché ovviamente si sono venuti a creare questi problemi nelle mappe, e in questo caso si sono venuti a creare anche i giocatori di quel genere, ovvero i camper. E per finire, ragazzi, il quarto punto, forse quello meno importante di tutti, è l'intermezzo, ragazzi. Veramente c'è stato l'aggiornamento di 1 giga e poi l'aggiornamento di altri 3 giga di onslaught, quello che cazzo era.
avevano tolto finalmente l'intermezzo di 15 secondi e si partiva subito in battaglia. Adesso l'hanno rimesso, ragazzi, 15 secondi sono veramente lunghi, a me prendono veramente i coglioni, però mi tocca farlo ogni volta, quindi io devo essere sincero, almeno dico alle Infinity di abbassare questi cazzo di 15 secondi e metterne o 7 o 10 al massimo, perché veramente sono fastidiosissimi. Stare fermi lì 15 secondi, ragazzi, vuol dire prendersi un caffè, prendersi una bibita, quello che cazzo è. Quindi veramente mi prende il cazzo troppo. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che le analisi di queste problematiche vi siano piaciute. Ditemi voi giù nei commenti se avete qualche altra problematica su Call of Duty Ghost. Io sarò proprio ben accetto a sentire qualsiasi altra problematica se ne avete. E io ovviamente vi lascio qui, quindi ragazzi vi invito come al solito a iscrivervi, a commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. E noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga.